Vuoi davvero cominciare la storia dall'inizio? L'hai voluto tu. Ci sono momenti in cui la vita non perdona. Ti guarda fisso negli occhi e ti sbatte al tappeto con un diretto sul muso. A volte hai la forza di rialzarti. Altre volte, invece, vuoi solo dimenticare. Come quando sei costretto a dire addio a un vecchio compagno. Ah, povero Mackenzie. Era sempre pronto a offrirmi da bere. Dopo quello che gli è accaduto, mi farò un'altra bevuta in suo onore. C'era un tempo in cui mi bastavano 6 buone ragioni per ripulire una città intera. Stanotte, invece, tutto ciò che riuscirò a ripulire sarà questo bicchiere. O 2. O 3. O 4. Torna quando avrai i soldi! Mio eroe! Vuoi tirarti su di morale con i miei dolcetti? Candy Bob, mi sono già liberato a fatica delle schifezze appiccicose che mi hai regalato prima. Oh, hai pensato a me? Sì, penso sempre a come liberarmi di te. Allora, vuoi accettare la mia ennesima offerta caramellosa? Solo se stavolta non mi insegui armata di un bastoncino di zucchero. Lo sapevi che i frizzi frizzi rispecchiano il mio amore per te? Quando ti si appiccicano, non ti lasciano più. Lo stesso si può dire di te, Candy. Odio questa città. Odio questo quartiere. L'unico posto in cui rilassarmi è il mio ufficio. C'è un estraneo nel mio ufficio e sembra pericoloso. Devo fargli capire chi comanda. Magari posso usare su di lui uno degli oggetti dall'inventario. Sperando che tutto questo sia logico. Oh, buonasera! Finalmente è qui! Il suo cactus mi stava mettendo a disagio, signor Gallo. Detective Gallo. Le dirò tutto se la smette di puntare su di me con quel revolver. Le sembra facile con le mani piene di zucchero appiccicoso. Mi chiamo Phil Cloro. La stavo aspettando. Ma lei non ha un appuntamento e la porta era chiusa a chiave. A dire il vero, lei non ha una segretaria e la porta era aperta. Tutte le mie adorate piante, un attimo prima perfette, un attimo dopo massacrate. Erano bellissime. Il suo cactus a confronto. Il mio cactus non è affar suo. Spero non si illuda che tutto questo sia gratis. No, certo che no. Io lavoro notte e giorno, non mi spaventa nulla. Sono pronto a correre qualsiasi rischio in questa città nera e assassina. Ma ogni eroe ha il suo prezzo. E questo eroe preferisce i contanti, in anticipo. Lei sì che è un professionista. Regola numero 1 di Gallo: essere professionista, polemico e puntiglioso. Le famose 3P di Gallo. Certo, certo. Ecco un lauto anticipo. La scena del delitto è in via del Rododendro 8. L'aspetto. Arriverò con i tempi della legge. Lenti e inesorabili. Quel tipo è ricco sfondato, ma è totalmente fuori di testa. Dobbiamo andare. Il dovere ci chiama, Spina. Ma prima devo chiudere a chiave l'ufficio. Ah, se ricordo bene, la chiave è nascosta dietro al tuo cartonato. Ne sai una più del fico d'India.
L'ingrandimento su cartoncino del mio assistente, Spina. Minaccioso quanto basta. Nessuno oserà più mettere alla prova la mia pazienza e il mio revolver. Sono di nuovo padrone del mio ufficio. Ora posso uscire. Posso cliccare due volte sulla freccia rossa quando voglio sbrigarmi, come quasi sempre. Ecco, ho chiuso la porta a chiave. Sono sempre di parola con me stesso. Pronto. Ehi, Gallo. Sono il tuo informatore. So chi sei. Riconoscerei la tua voce fra mille. Informazione del giorno. Il blindato portavalori passerà stanotte, camuffato da furgone del fioraio. Ti pago per dirmi cose utili, non per farmi perdere tempo. Non mi paghi affatto, ma lo faccio per deontologia professionale. Il crimine non aspetta. Ti richiamo appena possibile. Scocciatore. Devo raggiungere la scena del delitto in via del Rododendro 8. O non mi chiamo più Gallo. Sì? Sono il detective Gallo. Ha fatto prima del previsto. Odio le persone più puntigliose di me. Ci deve essere almeno un indizio importante. Devo trovarlo. I miei tesori uccisi senza pietà. Lei deve trovare l'assassino e fargliela pagare. Con la sua esperienza e professionalità ce la farà sicuramente. Non tema, signor Cloro. Spina, non senti anche tu uno strano odore pungente? Sta parlando con il suo cactus? Il colpevole deve essere in gamba. Adesso si complimenta con un pazzo omicida. Apprezzo i lavori ben fatti. In casi come questo posso contare sul mio senso di Gallo. Basta premere la barra spaziatrice, qualsiasi cosa questo significhi. Devo ricordarmi che in ogni momento posso cliccare sull'icona del taccuino per consultare l'obiettivo corrente e per leggere i tuoi consigli, Spina. Chissà perché lo faccio sempre ad alta voce. Che scempio, detective Gallo! Non ho più occhi, più parole! Allora, quando ha visto vive per l'ultima volta le... vittime? Solo 3 ore fa! 3 ore fa! Erano vive e vegete! Proprio quando sono tornato dalla passeggiata. Per pattugliare la zona, immagino. Esatto. Come fa a ricordarsi l'ora esatta? Le avevo appena annaffiate, come faccio ogni giorno, ogni 3 ore. Che lavoro fa? Lavoro? No, non importa. Sa dirmi quali erano le abitudini giornaliere delle vittime? I miei tesori si svegliavano presto al mattino e subito mi chiamavano con il loro inconfondibile profumo. Ma torniamo a noi. È sicuro di non aver trascurato qualcosa che possa aver provocato questa tragedia? Io? Trascurare le mie piante? Sono la mia linfa vitale! Non si sarà mica dimenticato di annaffiarle. Sta scherzando? Le annaffio, o meglio, le annaffiavo ogni 3 ore, ogni giorno. Dica la verità, le ha uccise lei per intascare i soldi dell'assicurazione. Cosa va dicendo? Le mie piante! Sì, erano assicurate, ma non avrei mai fatto niente di simile! Dicevamo, per ora è tutto, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Ritrae un albero ad alto fusto. Ci credo, è un Everestum vertiginosum.
Ritrae un fiore. Sta parlando del Petalius Mamanum Mamus? Ritrae un grosso albero. Non sminuisca il Mastodonticum non a casum. Ritrae una piantina. Una minorata minus, per la precisione. Posso? Se le serve per l'indagine. Apparentemente soffice. Accidenti. Non può spostarlo. Per prendere il bossolo da sotto il divano ho bisogno di qualcosa di molto lungo. Un bel pezzo d'arredo. Per forza. È un mausoleum massicium. Tragica tragedia! Ecco fatto. Ecco un indizio utile. C'è scritto qualcosa sopra, ma è troppo piccolo per leggerlo. Bene, qui ho finito. Per ora. Già fatto? Ha scoperto chi è l'assassino? Non ci crederà, ma... No, non ancora. A presto, Detective Gallo. Lei sì che è un professionista. Devo scoprire cosa c'è scritto sul bossolo. Così avrò una pista da seguire. Ciao, Gallo. Come butta? Come al solito, la città continua a mietere vittime innocenti. Vegetali, stavolta. Dannazione. Senti, devo ingrandire la scritta sul bossolo. Potresti usare il mio microscopio. Ok, me lo presti? Te l'ho prestato anni fa, ma lo tieni ancora nella tua cassaforte. È come se lo avessi perso per sempre. Regola numero 17 di Gallo. Non gettare... Ah, dannazione, com'era la regola numero 17? Buona fortuna, Gallo. Regola numero 135 di Gallo. Più le ville sono costose, più vengono derubate. Regola numero 136 di Gallo. Più le ville provano a non farsi notare, più sono visibili. Di questi tempi tanta gente cerca lavoro. E chi lo trova finisce per rilassarsi un po' troppo.